C'è un'eredità in questo teatro legata all'opera di Falstaff, cioè i miei predecessori sono stati il maestro Toscanini e il maestro Muti. Toscanini nel 1913 e poi Muti nel 2001, se non vado errato. C'è proprio un'eredità che si sente, pesa, e, però è molto stimolante allo stesso tempo perché mette quella voglia di voler essere all'altezza, no? Io la trovo una partitura perfetta perché è proprio, secondo me, la summa di tutto l'arco professionale della carriera, insomma, di Verdi, ma allo stesso tempo rappresenta un po' la summa di tutta quella che è stata, di tutto quello che è stato il percorso dell'opera italiana, secondo me, dagli inizi fino al 1893, quando lui ha composto quest'opera. Mozart si dice che non si può togliere neanche una nota perché è perfetta, non è una struttura. Falstaff è così, non si può eliminare una sola singola nota perché è assolutamente indispensabile. Pizzico, 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 pizzico! Ruzzola, 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 ruzzola! Pizzico, pizzico!